su Instagram, oltre a seguirmi, mettete il vostro gol preferito taggandomi che riposto nelle mie storie. Il pallone in porta! Un gol clamoroso! Un gol pazzesco! È basso, sì, ma le prende tutte! Caramoco! Per il 2-0 del Torino! Se la sono presa comoda! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video che, come immagino abbiate letto dal titolo, andrà a racchiudere un po' di telecronache, ma soprattutto di esultanze che hanno caratterizzato i miei ultimi 3 mesi, e quindi gennaio, febbraio e appunto marzo. Quindi quella che vedrete non sarà una vera e propria classifica, la classifica più che altro fatela voi qui sotto nei commenti. Partiamo da sabato 30 gennaio, un giorno importante perché ho avuto il piacere di fare la mia prima telecronaca in TV, quindi a Sport Italia, con Rudy Zlatan. Pensavate la mia prima telecronaca e dicevate questo che sta di... No, 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 ne ho fatte altre prima, però con Rudy Zlatan la prima. Meravigliosa peraltro, abbiamo commentato il campionato australiano Brisbane Roar contro Adelaide e ci sono ben 2 gol in questo inizio di video di questa partita, 2 gol del Brisbane. Il primo, che vi mostro andando proprio in ordine cronologico, l'ho assegnato un calciatore che è basso, sì, ma le prende tutte. Tanzaki nuovamente con l'esterno, manda in campo aperto Ingert, gioca bene il Brisbane, le 19 la mette dentro! Dove arriva? Wenzel Hulls! Per il gol dell'1-0 del Brisbane, è basso sì, ma le prende tutte! E qui c'è tutto quello che dicevamo, è stato bravissimo Danzaki, prima di tutto a farsi vedere tra le linee, con coraggio e personalità, trova l'imbucata per Ingert che sta giocando una grandissima partita, pallone leggermente lungo, ma lui ci arriva, la mette dentro e Wenzel Hulls fa 3 in campionato. Veramente un grande attaccante. Grande, grandissimo Dylan, che saluto anche perché insomma mi segue su Instagram, proprio sto aspettando la sua maglia, ho quella del Monaco, però sto aspettando quella del Brisbane, quindi mi raccomando Dylan, ti aspetto. Ma nella stessa partita, come vi dicevo, c'è stato un gol ancora più bello da parte di Jay O'Shea. Vicino McDonald. Sponda per O'Shea, zona tiro, prova il destro e segna un gol meraviglioso! Bellissimo, bellissimo. Stop a seguire, si mette direttamente il pallone sul suo piede preferito e accarezza la palla. Credo che il pallone sia finito proprio lì, sotto il 7. Non può nulla Delianov stavolta. Una perla, quella del centrocampista australiano, e devo ammettere che mi dispiace di non averla vissuta come avrei voluto, perché la voce cominciava a scarseggiare, era la mia seconda telecronaca, la mattina avevo commentato Cagliari-Ascoli, e quindi ho detto, anziché distorcere, vado meno, è stato bravissimo il buon Rudy Zlatan che mi ha assistito, si è inserito e ha continuato ad esultare. Però, il giorno dopo, io la voce ce l'avevo e come? E mi serviva, perché Empoli-Genoa del 31 gennaio è finita 5-1, peraltro in rimonta. E quindi andiamo in ordine, perché di gol belli in questa partita ce ne sono almeno 3. Il primo è quello del talento classe 2003 in maglia 10. Che il 5 preferisce andare profondo per il movimento di Baldanzi che si porta ancora a spasso mezzo Genoa, arriva in zona tiro, Baldanzi segna un gol meraviglioso, se l'ha inventato e l'Empoli l'ha ribaltata 2-1 con Tommaso Baldanzi. E questo, come avete sentito, era il gol del 2-1 per l'Empoli dopo il pareggio di Pezzola, poi segnerà il 3-1 Sidibé e il poker lo calerà Christian Aslani con questa perla al volo di sinistro. Bellardinelli, premi ancora il movimento da parte di Lombardi, alla cross arretrato e arriva il gol meraviglioso al volo da parte di Aslani. Dopo una partita perfetta di qualità segna un gol che la fotografa. Io nel dubbio vi suggerirei sia lui che Baldanzi di tenerveli a mente perché sono 2 giocatori molto giovani ma anche molto interessanti, così come Duccio degli Innocenti che non partiva titolare all'inizio della stagione, poi ha preso sempre più campo, ormai gioca a titolare, in quella partita lì il gol del definitivo 5-1 lo ha fatto stoppando il pallone con il ginocchio, qui purtroppo vediamo soltanto la parte finale, e poi calciando al volo anche lui un gol bellissimo che ha concluso insomma una remontada e una goleada.
Cambiamo mese, siamo a febbraio, in particolar modo a San Valentino, il 14 febbraio. Ho commentato Torino-Ascoli, partita senza storia, finita 3-0, ma che ha regalato una bella perla e un bell'urlo anche. Cliccatissimo, soprattutto clippatissimo sulla piattaforma Viola, dove sono spesso in live. Insomma, non dico altro, ve lo lascio sentire. Un urlo un po' alla Kanté, ecco. D'altronde la K iniziale c'è. Vabbè. Passare il pallone per Favale che affonda, poi la sponda è ottima, Vianni prende la mira, Caramoco per il 2-0 del Torino, se la sono presa comoda, e poi Lotto la mette lì sotto l'incrocio per il raddoppio Granata, 2-0 al 37esimo. Gli ultimi 4 gol che vedrete in questo video appartengono a 2 match differenti, peraltro appartenenti agli ultimi 2 weekend in cui ho fatto telecronaca, il 13 e il 21 marzo. Partiamo ovviamente dalle 13, perché ho commentato peraltro per la mia prima volta sul 60, quindi non su Solo Calcio, ma proprio sul canale principale di Sport Italia, e ho commentato Spal-Empoli, una partita che vi dirà poco se non seguite troppo il campionato primavera. Io vi dico che già all'inizio, nel pre, sapeva di gran partita, perché insomma la classifica favoriva entrambe, e vi aggiungo che il campo mi ha fatto semplicemente godere. Ma riparte bene l'Empoli, ancora con il corridoio laterale, Belardinelli. Finta un paio di volte il cross, poi cerca un rimorchio, lo trova in Aslani, che la mette sotto l'incrocio dei pali. Un altro gol meraviglioso di Cristian Aslani, da casa sua, fa 1-0 Empoli. Dalla parte opposta invece, vale a dire in casa Spal, nel momento più di confusione, sotto 3-0, a riaprire la partita ci ha pensato Colin con questa magia. Occasioni le ha avute, soprattutto in avvio di ripresa, sullo 0-1 quando contava. Qui sbaglia Biagini, ci prova da lontanissimo Colin e segna un gol bellissimo, un capolavoro di Colin. Per l'1-3 arriva il gol della bandiera, arriva 5,5 dal 90esimo. Cambiamo partita e cambiamo weekend, siamo arrivati all'ultimo di marzo e di conseguenza di questo video. Il 21 ho commentato Bologna-Fiorentina, una partita opposta rispetto a Spal-Empoli, quindi classifica deludente per entrambe, soprattutto rispetto al valore delle rose. Fiorentina che vincerà 4-2 la partita, ma il primo gol che vi mostro è un gol del Bologna e in particolar modo di Nicola Farinelli. La domanda è sempre la stessa, voleva crossare o tirare? Ditemelo voi, ma intanto godetevelo. Per Monteanu, 7° gol in campionato. Prova a rispondere il Bologna con il pallone in porta! Un gol clamoroso, un gol pazzesco, direttamente da calcio di punizione da parte di Nicola Farinelli. Non so se abbia cercato realmente la porta o un cross, so soltanto che l'ha messa dentro e il Bologna torna subito sul livello del mare. Lo so cosa state pensando, tornando alla domanda che vi ho fatto prima, ma che ci frega se voleva tirare o crossare, guarda che cosa ha fatto. L'ho pensato anch'io e l'avete sentito in telecronaca. Sicuramente invece voleva fare quello che poi ha fatto Giovanni Corradini, che nel secondo tempo ha riportato avanti la Fiorentina con... così. Insiste Pierozzi, poi lo scarico su Bianco con il tacco, Corradini passa in mezzo a due, si inventa un gol straordinario, Giovanni Corradini riporta avanti la Fiorentina, anche Corradini, dopo Farinelli segna un gol pazzesco. Tu devi essere un genio anche solo per pensarla questa cosa secondo me. Però, insomma, credo che Corradini abbia buone possibilità di vincere questa classifica che, vi ricordo, non ho fatto io, ma farete voi qui sotto nei commenti, li leggerò tutti quanti, sono curioso, voglio che riempiamo YouTube di commenti e di classifica per questo video. È fondamentale, quindi fatemi sapere la vostra. Anzi, vi dico di più, su Instagram, oltre a seguirmi, mettete il vostro gol preferito taggandomi che riposto nelle mie storie. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, appuntamento ovviamente a sabato alle 14 con la carriera, mentre alle 12 vi dico già che sarò in telecronaca per commentare Fiorentina Ascoli su Sport Italia e quindi su Instagram vi dirò maggiori dettagli. Un bacione, never give up e alla prossima!